sire di asilan solvet seclum in favila recordare Jesu pie Il spettacolo Giudizio Universale ha delle aspirazioni, non ha delle aspettative, perché è la prima volta che si fa uno spettacolo a lunga tenitura in un teatro a Roma, in questo modo, con i Musei Vaticani. C'ha tanti punti d'ingresso, ognuno può trovare qualcosa di interessante, sia che tu sia cristiano, che sia un esteta dell'arte, che vuoi sapere di più della parte storica, prima di andare a vedere l'esperienza vera, che è vedere la Cappella Sistina. Io non sono un regista. Io sono un direttore creativo, cosa faccio? Metto persone che stimo intorno a un tavolo e faccio brain picking, si dice, cioè prendo dai loro cervelli e con le cerimonie olimpiche ho imparato a farlo. Io faccio un lavoro che è di usare l'emozione come codice per che sia una cerimonia olimpica o uno spettacolo in genere. Facendo le Olimpiadi sono in contatto, lavoro con veramente il meglio al mondo dal punto di vista di proiezioni, sound design, suono, cioè tutti gli elementi fondamentali per fare un codice emotivo dello spettacolo. Il nostro non è mai uno spettacolo di parole, è uno spettacolo emotivo. Quindi questo credo che i Musei Vaticani l'hanno colto e io sono molto grato, perché con loro hanno dato un rigore scientifico a tutto quello che mostriamo, che spettacolarizziamo molto, diciamo, che in qualche modo sentiamo anche come protezione rispetto a delle persone che dicono: ma chi è questo, che non ha mai fatto teatro in vita sua? Questo spettacolo non è un'opera teatrale, non ha neanche la pretesa di esserlo, è un'esperienza di un'ora in cui si imparano delle cose, si vedono delle cose bellissime e ci si emoziona un po'. La tecnologia esalta la bellezza, se usata bene, la rende fruibile la bellezza. Pensiamo solo a una lampadina elettrica di fianco a un quadro. Quindi la tecnologia va usata e deve essere al servizio di qualche cosa, perché siamo in un'epoca in cui viviamo in un modo diverso di 10 anni fa e radicalmente diverso da 50 anni fa. Io sono un appassionato di questa materia e anche ci credo moltissimo. Credo che la nostra esperienza del visuale e del visivo sia in assoluto cambiamento, che anche dal punto di vista muscolare la retina di mia figlia è capace di leggere cose che io non sono in grado di leggere, e credo anche che in questo momento ci sia, se c'è un sentimento che ha a che fare con l'entertainment in generale, è quello dell'idea di partecipazione, del desiderio di partecipazione, e questo ce lo dicono sia i social media che non anche un ritorno architettonico ad alcune forme, che sono invece quelle magari più dell'inclusione piuttosto che non invece della separazione. Pier Francesco Favino ha citato che le persone hanno voglia di condividere un'emozione forte, quello che rende belli i concerti di musica rock e pop, è quello che rende una partita di calcio, qualsiasi evento dove si condivide un brivido, un'emozione, una promessa, qualcosa di bello. Io credo che
essendo padre di quattro figli che vivono incollati al telefonino, loro sono sempre connessi su tutto. Se instilliamo in questi ragazzi senso di bellezza, di rispetto, di pace, di cultura, di spiritualità, facciamo qualcosa che rende degno il nostro lavoro. Ricordare Gesù Cristo, ne me pedas vila di. Oblivion è l'acronimo dei nostri nomi: Davide, Graziano, Fabio, Francesca e Lorenzo. No. Viene un pezzo di Astor Piazzolla. Oblivion è un incantesimo di Harry Potter. Oblivion è un film famosissimo. Oblivion è un modo per dire che sottraiamo dall'oblio vecchi capolavori riportandoli con freschezza nella realtà contemporanea. Ma in realtà niente di tutto questo. Perché è un gusto di un gelato. Noi sempre abituati a fare degli spettacoli molto strutturati, dove noi non interagivamo mai, abbiamo detto ma perché non metterci un po' in difficoltà e provare una nuova formula dove entriamo a contatto anche con il pubblico. Ordine 68, le canzoni vincitrici, in ordine cronologico e in 5 minuti. C'era anche un problema di scaletta, nel senso che abbiamo un repertorio con miliardi di pezzi e comunque in campo ne vanno 11, no? Allora invece noi abbiamo trovato questa formula per cui ogni sera non si sa cosa vada in scena, peraltro ce li dimentichiamo nel frattempo a forza di non farli, per cui quando esce quella volta quel cantante che è un mese che non fai, un anno che non fai, fai uno schifo, però il pezzo ruota. Direi che è il momento della prima estrazione. Marco Ferradini. La formula dello spettacolo è semplicissima, c'è una boccia di vetro sul palcoscenico, quella lì, il pubblico scrive su dei bigliettini che lasciamo in semplice carta il nome del proprio cantante preferito, lo piega, lo butta dentro, quindi alla fine abbiamo tutta la boccia piena, la boccia viene messa praticamente, il contenuto della boccia viene messo in questo sacchetto. Questo biglietto! E poi tiriamo fuori i bigliettini, il cantante che esce lo omaggiamo a nostro modo, ovvero lo oblivioniamo, ovvero lo prendiamo un po' in giro, ecco. Malika Ayane. Ha finito caldo, si è coperto il cielo, ti conosci a caso di restare in casa se puoi. Considera che la prima replica di questo spettacolo a Genova era il 12 novembre del 2015, data traumatica perché il primo biglietto che è venuto fuori dal sacchetto è stato Frate Cionfoli. Non stiamo scherzando. Canazza? Ganazza! È proprio così. E non è che proprio l'avevamo nel repertorio. No, ragazzi, a me Canazza m'annoia. M'annoia! La vocalist. La vocalist. Quindi in quel caso noi abbiamo due opzioni. Una che cerchiamo di improvvisare il cantante che non abbiamo nel repertorio. E signore e signori, la consonant. Thank you.
l'altra che cerchiamo invece di individuare la persona che ha scritto il cantante e la riempiamo di mazzate. Ecco, questo a volte a fasi alterne succede. Ed ora insieme siamo così. Le idee nascono da un brainstorming di gruppo e poi ci si riunisce alle volte in 5, alle volte in 3, alle volte in 2, insomma è importante. Nasce tutto da un'intuizione fondamentalmente, e le intuizioni possono essere di 1 o di 5. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Quale qualità deve avere un attore per improvvisare? Un'idea. Si fa presto a mangiare all'olio che è in giapponese. La lucidità sicuramente, sì. Perché bisogna riuscire a tenere sotto controllo la situazione. Quando uno è un po' in ansia, le opzioni scompaiono. Si fa un po' meno presto a intasare di brutto il voci. Invece riuscire a mantenere una certa, un certo controllo di quello che succede, come se fossimo nel salotto di casa, però insomma dopo arrivano, qualcosa arriva. Non va più via l'odore dal cesso, cielo addosso. Poi anche l'ascolto, ovviamente poi per noi che siamo in cinque è particolarmente difficile, le prime volte anche parlare col pubblico senza un copione prestabilito era già uno scoglio che sembrava quasi insormontabile. Meta! Immagino una cosa tipo metaforica. O solo metà canzone. Metà canzone. C'erano o momenti di silenzio in cui nessuno prendeva l'iniziativa, e quando ognuno di noi si rendeva conto che c'era un buco di scena, tutti parlavamo parlandoci sopra irrimediabilmente. E bisogna partire da capo, come ci arriviamo a meta? Bella questa. Questa arriva domani. Sì, era un po' una battuta di meta. Diciamo che adesso questa cosa qua un po' con l'esperienza l'abbiamo capita, quindi ci sono anche dei segnali non verbali che ci danno il codice di capire chi deve perché parlare. Perché da lontano non ci vedono, sennò vedrebbero occhi. Sì, noi sopracciglia. Sai quando giochi a briscola che fai tutti i motti, quelle cose, è una cosa del genere. Ho cantato all'Eurovision per il mio paese, vestita come una mansione pugliese, mi hanno infamata più riprese. Quando cambiamo le parole delle canzoni, che peraltro sembra una roba da poco, ma in realtà è una delle cose per cui ci mettiamo più tempo a scrivere, perché se vuoi fare un pezzo che poi duri nel tempo, in teatro, insomma, la cosa più bella è riuscire a fare una roba aggressiva dal punto di vista di scrittura, cioè che ogni strofa, ogni ritornello, ogni riga ha un'assonanza forte con l'originale, allora il pezzo rimane forte in ogni suo passaggio, noi stiamo delle ore. Per cui va a finire che settacci, no? Che passi ai raggi X anche il testo originale. Delle volte ci fermiamo delle mezz'ore a ridere su delle frasi scritte dal cantante originale, insomma, cosa vuol dire? Sono tanti colors che significano colori e che cantano canzoni senza neanche le parole. Wow, oh, oh, giù col tipo Cristo tanto fondo. Wow, oh, oh, faccio la pubblicità Vodafone. Wow, oh, oh, ritornelli interi con la. Abbiamo trovato un modo di rielaborare, probabilmente in una maniera piuttosto originale, tanti spunti che abbiamo preso da tanti maestri. Quindi la creatività può essere anche rielaborare, fare un minestrone con degli ingredienti, con gli ingredienti che tanti conoscono, ma aggiungendo quel tocco segreto che la nonna non ti dice. Probabilmente è questo. Se tu mi domandi se il teatro non sopravviva ma viva, io sono lo sposterei su un altro piano e direi che l'esperienza
di uno spettacolo dal vivo è impagabile. Che il teatro non sopravviva. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Questa potrebbe andare? Ok. E che cos'è? Cos'è? Ah, l'ha inventata. Siamo prima. Sì, sì, sì. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Siamo già armonia, però. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Il teatro non sopravviva, ma viva. Aspetta, ma viva. Il teatro non sopravviva, ma viva. Ok. Il teatro non sopravviva, ma viva. Viva. Il teatro non sopravviva, ma viva. Viva, ok. Viva. Che sei l'unica. Ok. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Viva. Ok, ci diremo tutti questo caso. Viva. Già devo passare uguale. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Così? Fantastico. Abbiamo capito nel nostro piccolo come lavorare. Che il teatro non sopravviva, ma viva! Grazie ragazzi. Facciamo un'altra gentilmente. Certo, ormai. Stasera ne andiamo bene. Quando vuole stare. Ormai. Che il teatro non sopravviva, ma viva! Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Il nord d'Italia sarà interessato da ondate di caldo accademico ed erudito. A Venezia, infatti, al Teatro Goldoni, fino al 15 aprile, Tony Servillo dirige e interpreta Elvira, uno spettacolo lezione tra un maestro e un'allieva che provano il monologo di Don Elvira nel quarto atto del Don Giovanni di Molière. Ogni volta che avete la sensazione che una cosa vi viene facile, parlo di una cosa ottenuta senza sforzo, questo non è bene. L'esecuzione di una parte, quale che sia, comporta sempre qualcosa di difficile, di doloroso. Un'aria teatrale afosa ma leggermente vacillante si respira davanti a questo sipario tagliafuoco che non si alzerà mai, ma che permette al pubblico quasi di spiare tra platea e proscenio i protagonisti impegnati nella creazione della magia del teatro. Ciò che rende unici i grandi attori è che loro sono potenti nel sentimento. Bisogna riuscire ad attingere in sé questo potenziale, questa potenza. Questa facoltà del sentimento portata all'eccesso, perché attraverso un eccesso di sentimento, attraverso un eccesso di tenerezza, di collera, di indignazione, di orgoglio, e coltivando tutte queste qualità, tutti questi difetti, tutte queste virtù cardinali che tu riuscirai a rendere i tuoi personaggi.
È instabile invece la situazione al centro della nostra penisola. Il Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma, infatti, fino al 22 aprile sarà interessato da ambigui nembi che provocheranno un'inversione termica letteraria generata da Liliana Cavani, che porta in scena Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello con Geppi Gleieses e Vanessa Gravina. Pirandello l'ha definita una maschera grottesca e finisce come un volto rigato dalle lacrime, che è una definizione bellissima ed è assolutamente vero, risponde assolutamente a quello che è. Un'atmosfera esistenziale emozionerà il pubblico che sarà trasportato in un viaggio tra l'essere e l'apparire nell'incessante bisogno di autostima. La mia dignità, quella che può essere, posso salvarla solamente a patto che lei parli con me come con la sua stessa coscienza. Sempre nella capitale, un vento ballerino proveniente da Broadway investirà il Teatro Sistina, dove fino al 22 aprile Massimo Romeo Piparo riporta in scena Billy Elliot, il musical firmato Elton John. Billy Elliot in questo momento è di un'attualità immensa. Un tornado musicale si abbatterà sul pubblico che potrà lasciarsi trasportare da uno spettacolo capace di sputare negli intimi sogni e nelle aspirazioni di un ragazzino. Quel Billy Elliot, pieno di energie, che ama la danza, ma deve fare i conti con un padre e un fratello che lo vorrebbero pugile in un'Inghilterra bigotta targata Thatcher. Broadway spesso definisce fenomeno quasi tutto. Billy Elliot lo è davvero, quindi di fronte a cose così belle, così grandi, pure se si perde con onore, quindi... Infine al sud, turbamenti d'animo provenienti da Fasano colpiranno il 12 aprile il Teatro Kennedy, dove Walter Malosti riadatta, dirige e interpreta Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, qui in una versione non ripulita del testo e che assume in sé elementi dialettali. Ma delegato, fra poco vi parte la tournée del berretto a sonagli, di cui lei è un personaggio, non stia qua ad oziare. Oziare? Ma quale oziare, va? Non mi faccia dire. Anzi, lo sa cosa faccio io adesso? Io adesso mi metto qui davanti a lei e le dimostro che sul tema la tournée del berretto a sonagli con la regia di Walter Malosti lo sono scemamente preparato. Nevrotici e folli rovesci drammaturgici si alterneranno a ipocrite schiarite artistiche nel racconto della nota vicenda in cui i tradimenti vengono negati per il quieto vivere e la verità possibile solo se coperta dal berretto a sonagli della follia. Io Spagnolo lo dica, è un grandissimo indiscutibile, co-protagonista, va bene? Io sono indiscutibilmente uno straordinario, imperdibile co-protagonista di Berretto a sonagli con la regia di Walter Malosti. Adesso basta con le canzoni sul mio conto e, per piacere, mi raccomando, ci vediamo tutte quante a teatro. Primo di Dio. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.